Buongiorno a tutti, vediamo se in questo orario strano qualcuno arriva. Vediamo un po', vediamo chi c'è e poi vi dico che combiniamo stamani. Buongiorno. Buongiorno a tutti, vediamo, comincia ad arrivare qualcuno. Buongiorno, buongiorno, magari state in cucina a preparare il pranzo per oggi. Chissà. Allora, intanto, buongiorno a chi c'è. Buongiorno Leonarda. Allora, siccome stamani mi è venuta l'idea di preparare per pranzo degli gnocchi di ricotta, perché avevo della ricotta in frigo che stava per scadere, quindi siccome in casa mia piacciono molto, ho deciso di prepararli. E siccome gli gnocchi piacciono sempre a tutti, vedo che quelli di patate che ho nel blog, insomma, hanno sempre un buon successo, ho pensato di farli insieme, quindi non ho annunciato dirette, non ho fatto nulla, è stata una cosa così rapida e improvvisa. Sono velocissimi da fare, sono buonissimi e rispetto alle patate, a quelle di patate sono più meno noiosi, diciamo così, perché non va lessato le patate, non vanno fatte freddare, non dovete aspettare nulla, basta assemblare tutto e fare gli gnocchi. Allora, per chi è arrivato adesso facciamo gli gnocchi di ricotta. Non so se voi già li fate o non li avete mai assaggiati, se vi va scrivetemelo. E se li fate, fatemi sapere come li preparate voi, così magari poi ci confrontiamo. Buongiorno Laura, prendo un uovo perché mi sono dimenticata qua. Allora, per questi gnocchi di ricotta servono poche cose, praticamente sono buoni gli gnocchi, sì, infatti. Oggi però li facciamo di ricotta, Laura, così cambiamo un po'. Magari se avete la ricotta in frigo potete prepararli o per questa sera o per i prossimi giorni, ma vi consiglio di provarli perché sono veramente buoni. Allora, l'occorrente è 500 g di ricotta. Io uso quella di mucca perché adesso avevo quella in frigo, però potete usare quella di pecora, la ricotta mista, la ricotta di capra, quella che più vi piace, quella che avete al momento o quella che trovate. L'importante è che una volta presa la ricotta 500 grammi la dovete mettere a scolare, quindi poi dopo ne risulterà un po' meno come quantità, ma quello non importa. Deve scolare il suo siero perché altrimenti poi gli gnocchi vengono bagnati, dobbiamo aggiungere più farina e diventano duri e non sono buoni. Allora, 500 grammi di ricotta da mettere a scolare, 300 grammi di farina zero, un uovo, 3 cucchiai di parmigiano grattato e un pizzichino di pepe. Io il sale non lo metto perché non lo metto neanche in quelli di patate. Non lo metto semplicemente per due motivi. Primo, perché tirerebbe fuori più acqua dalla ricotta e quindi andrebbe ad ammorbidire troppo gli gnocchi. E secondo, perché tanto dopo salerò l'acqua della pasta e quindi sarebbe insomma un'aggiunta di sale inutile. Allora, se siamo pronti, vi faccio vedere come li preparo. Che dite? Ditemi se vedete bene l'inquadratura, che questa è una nuova inquadratura, non l'avevo mai fatta da qui, se mi vedete, se mi sentite. E se vi danno fastidio i messaggi qui sotto, con il dito scorreteli verso destra, spostateli verso destra e spariscono, così avete una visuale ottima qui del piano di lavoro. Allora, iniziamo con 500 g di ricotta. Io ho già messa a scolare, quindi è già una ricotta asciutta e se la pesassi adesso sarebbero meno di 500 g perché appunto il siero è stato eliminato. Quindi lo metto in una ciotolina. Aggiungo un uovo. Un uovo intero, poi metto un pizzico di pepe, cucchiai di parmigiano. Io l'avevo già grattato e già preparato prima, quindi è già la quantità necessaria. Metto tutto insieme. Quindi quello che poi dopo rimane da aggiungere è la farina, ma prima di unire la farina io vado ad amalgamare la ricotta con l'uovo e tutto il resto degli ingredienti. Allora,
Allora, per chi è arrivato adesso, stiamo facendo degli gnocchi di ricotta. Sono semplici, veloci, perché non c'è da star lì a lessare le patate, sbucciarle, schiacciarle, farle freddare e via dicendo. Sono, al contrario di quanto si possa pensare, la ricotta non ha un sapore predominante nello gnocco, quindi in realtà viene fuori un sapore delicato. Non è, cioè non è che verrà fuori il formaggio, quindi il sapore della ricotta, nel momento in cui voi preparate gli gnocchi. Ma veramente un sapore delicatissimo che si sposa bene con tutti i sughi, praticamente con il classico pomodoro, burro e salvia, con il ragù di carne, con le verdure, con il pesce, con tutto. Lo potete fare veramente con qualunque cosa vi salti in testa. Allora, questi sono 300 grammi di farina, zero. Io ho utilizzato sempre la zero per farla, non so se utilizzando farine diverse o miste, penso di sì, dovrebbero venire buoni lo stesso. Magari se voi avete l'abitudine di usare farine diverse, provateli e poi fatemi sapere. Però ecco, la farina bianca normale va benissimo. Io ne aggiungo un po' e inizio a lavorare prima nella ciotola e dopo finirò di lavorare sulla spianatoia come i classici gnocchi di patate. Allora, non si sente nessuno stamani, ci siete però, tutti zitti zitti. Buongiorno, buongiorno a chi c'è intanto. Voi li avete mai fatti gnocchi di ricotta o altri tipi di gnocchi, anche perché insomma si possono fare con la zucca, con la barbabietola, con gli spinaci, in tantissimi modi. Fatemi sapere, che sono curiosa. Allora, oltre alla farina che adesso noi, cioè io finirò di amalgamare, comunque mettiamo dentro, servirà un altro po' di farina. Io metto la busta direttamente qui, sia per finire di lavorare se ci fosse, buongiorno, buongiorno Rosa, e sia per poi fare gli gnocchi, i rotolini e i pezzettini di gnocco. Allora, inizialmente la ricotta, vedete, viene un impasto bianchissimo, perché logicamente un uovo non colora chissà quanto, la ricotta è bianca, la farina è bianca, quindi c'è poco da fare. Allora, una volta che vedete l'impasto inizia a prendere forma, io lo rovescio sul piano di lavoro. Ecco qua. Inizialmente lo lavoro con la forchetta, insomma, per facilitare il lavoro, poi dopo a mano. Allora, raccolgo tutto quello che c'è nella ciotola. Per chi si è collegato adesso, vi dico che stiamo facendo degli gnocchi di ricotta. Un'altra particolarità di questi gnocchi, diversamente da quelli di patate, è che se una volta preparati stanno un pochino fermi prima di essere cotti, non gli succede niente. Cioè, quelli di patate, specialmente nel periodo in cui le patate non sono proprio il massimo, tendono ad a diventare troppo morbidi, no? E quindi un po' a sfarsi, a spappolarsi, specialmente in cottura. Questi invece, siccome logicamente non hanno un liquido tale uguale alle patate, rimangono comunque più duretti anche se li lasciate un po' lì prima di cuocerli. Io la settimana scorsa li avevo rifatti e siccome sono tornati tardi dal lavoro, sono rimasti lì nella teglia un'oretta circa prima di essere cotti e non gli è successo assolutamente niente. Avevo paura perché ho detto era qui nel macello, invece sono venuti benissimo. Allora, io mi aiuto con una spatolina giusto per facilitare il lavoro, ma voi potete farlo tranquillamente a mano. Allora, in questo caso io, siccome vedete che inizia un po' ad attaccare, ma è normale. Buongiorno Mariangela, ben arrivata. Metto un po' di farina, però questi gnocchi devono essere un po' morbidi. Se uno continuasse a lavorarli diventerebbero molto appiccicosi, perché se noi li ci aggiungiamo tanta farina perché pensiamo che sia poca, dopo in cottura diventeranno dei sassi, quindi non sarebbero mangiabili. Mi
l'impasto leggermente umido rimarrà secco. Allora, per chi è arrivato adesso, vi dico che stiamo facendo degli gnocchi di ricotta. Allora, come vedete, l'impasto comincia già a prendere forma. Il rumore che sentite sottofondo. Ma no, Paola, perché tutte vogliono la benedetta? Io non è che è da ora che lavoro sul blog, ormai sono diversi anni. Guarda, fa tanti casini per vedere. E sinceramente non so neanche lei quando ha iniziato. Anzi, io la seguo, mi piace perché è una persona schietta e comunque sia è... cioè si fa vedere per quella che è, quindi non è questione di copiare. Ognuno raccoglie quello che semina in base al lavoro che fa, insomma, quanto sta dietro a tutto. Allora, non è una critica, non è assolutamente, ognuno la pensa come vuole, però ti ho detto, io Benedetta la seguo e la stimo, insomma, perché è comunque una persona vera, da quel che sembra, da quel che fa vedere. Allora, io metto un pizzico di farina proprio per non farla attaccare. Poi, se dovesse appiccicare troppo, un pizzichino ce la mettiamo, però non esageratamente come vi dicevo prima. Questo dipende un po' dalla ricotta, perché la ricotta magari può essere quella più asciutta, quella più umida, e quindi non è che è una cosa, la ricotta standard, no? Un po' come quello di patate, la ricetta è quella, però poi andiamo un po' ad aggiustare il tiro. Allora, io sto facendo, perché è arrivato adesso, gnocchi di ricotta. Io l'ho fatto tante volte e in casa mia piacciono tanto, sono comodi perché non utilizziamo le patate, quindi non c'è tutto il procedimento dietro della patata. E sono veramente buoni. Poi sono come quelli di patate, perché comunque una volta che l'acqua bolle si buttano dentro, l'acqua salata, come vengono a galla, sono cotti. E le potete condire con qualunque tipo di sugo voi vogliate. Pesce, verdure, carne, pomodoro, quello che volete. Quello che non ho mai provato a fare è farli tipo la sorrentina, no? Quindi una volta cotti, conditi con pomodoro e mozzarella, messi in forno. Però secondo me vengono buoni. Allora, vedete? Io tolgo un attimo. La farina in eccesso dalla schiacciatoia con tutti i pezzettini. Ecco qua. Questo è l'impasto dei gnocchi alla ricotta, vedete, è un impasto molto morbido. E comunque sia non aggiungete mai troppa farina, anche perché dopo quando facciamo i rotolini e le ripassiamo, inevitabilmente ne prenderà un'altra pochetta. Allora, adesso io mi preparo una teglia con della farina in modo tale da sistemarli qui sopra di mano in mano che li preparo. Ecco qua, mettendo la farina logicamente gli gnocchi non si attaccheranno. Poi utilizzo una forchetta per rigarli, perché a me piacciono rigati gli gnocchi. Diciamo che se ne devo fare tanti o ho fretta, evito, faccio gli gnocchettini e li lascio in quel modo. Altrimenti mi piace rigarli o con la forchetta o con il rigagnocchi. La forchetta vengono benissimo, quindi non vi preoccupate se non avete altri strumenti. Allora, io procedo in questo modo. Allora, vi ricordo che stiamo facendo gli gnocchi di ricotta, fatti con 500 g di ricotta messa a scolare, 300 g di farina, un uovo, 3 cucchiai di parmigiano e un pizzico di pepe.
Allora, io cerco di farli piccolini, non mi piacciono grossissimi, quindi prendo un pezzettino di pasta e sulla spianatoia infarinata inizio, non troppo infarinata altrimenti non girano, a fare il piscio. Se non vedete bene, scorrete i messaggi con il dito verso destra in modo tale che si elimineranno, così vedrete soltanto quello che succede qui. Allora. Una volta fatto il piscio, io vado a tagliare prima le faccio di questa dimensione. Poi vedete voi, insomma, se vi piacciono più grossi potete farli tranquillamente. Infarino un pochino la farina e prendo un ognocco, lo appoggio e lo giro sulla forchetta. Ecco qua come vengono. Io per praticità lo appoggio e faccio questo movimento. Vedete? Vedete come vengono bellini dentro, nel buchetto dentro, non so se si vede, irrigati, in modo tale che in questo modo prenderanno meglio il sugo. Quindi velocemente sulla forchetta. Li infarino un attimino e poi li prendo con io con la spiera con la palettina, però voi fate con anche con le mani, con qualunque cosa, e le metto sulla teglia che ho infarinato cercando di non sovrapporli in questo modo e continuo così. Allora, la farina serve logicamente per non far attaccare il piccetto di gnocchi alla spianatoia, anche perché quando lo tagliate qui in questa parte che tagliate logicamente è umida, quindi si andrebbe ad attaccare. Allora, fatemi sapere se l'avete mai fatti voi gli gnocchi di ricotta e se vi piacciono, nel caso già l'avete mangiati o fatti. Allora, questa è una ricettina veloce comunque sia, perché si impasta, ora perché io chiacchiero con voi, però insomma si impastano veramente in pochi minuti. E se voi non avete voglia di star lì a rigarli o comunque di farli nulla di che, in un attimo si preparano perché basta tagliarli e sono pronti. Secondo me in questo modo, oltre ad essere più belli, prendono anche più il sugo, vengono più buoni. Eccoli qua. Potete anche fare prima tutti i pici e poi passarli tutti nella forchetta. Questo come volete voi, il risultato non cambia. In acqua salata come gli gnocchi classici di patate e come vengono a galla sono pronti. Allora, la settimana scorsa li ho preparati con un sughetto di zucchine e vongole. Sono veramente buone, zucchine e vongole stanno benissimo insieme e ci ho messo qualche pomodorino datterino a pezzettini. Oggi invece ho preparato un sughetto di asparagi e seppie. Avevo delle seppioline congelate che non erano molte, quindi non ci si poteva fare un granché se non un sughetto. Ho preparato una base di cipolla, aglio e prezzemolo. L'ho fatto appassire con l'olio. Poi ho messo gli asparagi a tocchettini. Io non li scotto prima, li metto così crudi direttamente. Ho aggiunto un pochino di sale, un pochino di pepe e un pochino di acqua in modo tale da portarli a cottura. Dopodiché, quando erano quasi cotti, una metà li ho frullati con un goccino di latte in modo da avevo il telefono in modo da fare una cremina.
li ho lasciati interi. Ho tolto praticamente la metà degli asparagi che ho frullato, ho messo le seppie a pezzettini, l'ho portata a cottura, ho aggiunto gli asparagi frullati e un minutino, giusto un minutino, perché comunque le seppie le ho fatte giusto scottare. E poi dopo, quando solamente aggiungo gli gnocchi, fossero troppo... suona il telefono. Fosse troppo asciutto, aggiungo un goccino di acqua di cottura. Quando suona il telefono, spegni quando non deve. Sia! E non ti potevo rispondere che sto a registrare un video. Dimmi. Sì. Ma poi dopo ti si ammorbidiscono. Sì, mettecela, mettecela. Sì, dopo sì. Ciao, prego. Era la zia, scusate, che sta facendo al piano di sotto gli gnocchi di ricotta. Stamattina sembra che ci siamo messi d'accordo, ma in realtà non era così. Allora, ancora c'è qualcuno, via. Gnocchi di ricotta in preparazione. Avete fatti voi gli gnocchi di ricotta? Sono semplicissimi da fare, molto più di quelli di patate. Guardate. Anche insomma la faccenda qui di rigarli sembra una faccenda noiosa, ma in realtà non lo è. Allora, stamani siete tutti silenziosi, di solito commentate, scrivete, forse siete impegnati a preparare qualcosa per il pranzo. Che preparate oggi di buono? So che molti di voi hanno rifatto, perché mi avete mandato foto e messaggi, sia la torta di Nino, la focaccia di Nino, sia il pan focaccia. Le trovate, se volete sbirciare, nei video precedenti, andate sui video della pagina e li trovate. E devo dire che mi sono venuti benissimo, cioè sono proprio soddisfatta. Mi fa piacere che vi siano piaciuti, che li abbiate provati e che poi mi avete fatto sapere, insomma, quello che pensavate. Ecco qua. Allora, con questa dose che vi ho dato vengono degli gnocchi per 4 persone. Sembrerà poco l'impasto all'inizio, ma in realtà poi dopo, quando cuociono, tendono un pochino a gonfiare, quindi adesso finisco questo vassoio e poi vi faccio vedere il risultato. Silvana, buongiorno. Silvana è un'assidua, per sempre. Ti ringrazio. Grazie, grazie. Allora, Silvana, tu che sei arrivata adesso, ti dico come agli altri, insomma, che stiamo facendo gli gnocchi di ricotta. Gli gnocchi di ricotta sono semplici e veloci, perché a differenza di quelle di patate non c'è da alzare niente, da schiacciare niente, da aspettare, proprio semplici. E servono 500 g di ricotta ben scolata, può essere di mucca, di pecora, può essere mista o di capra, quello come volete, insomma.
200 g di ricotta scolata, 300 g di farina, un uovo, un pizzico di sale e 3 cucchiai di parmigiano e basta. Io il sale non ce lo metto, ma lo metto soltanto, cioè successivamente, nell'acqua della pasta. Quindi una volta che bolle e cuoce con il sale, secondo me non c'è bisogno, insomma, di aggiungerlo. Saluto, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Anna Rita, una volta che vedo una tua diretta, grazie. Insomma, spero che poi dopo ti piacciano, ci sono altre già registrate, però c'è sempre la prima volta, mi fa piacere, insomma, che tu sia arrivata. Allora, chi di voi ha fatto gli gnocchi di ricotta? Li avete fatti qualche volta oppure no? Io ormai li ho fatti diverse volte e sono buonissimi, veramente. Buongiorno Pasquale, c'è anche Pasquale. Pasquale è un bravissimo chef. Fa delle cose che vi assicuro fanno gola a vedere soltanto dalle foto. Voi li preparate oggi per pranzo? Io, lo vedete, gli gnocchi di ricotta conditi con un sughetto di asparagi e di seppie. Cerco di non sovrapporli, vedete? Poi aggiungo un'altra pochina di farina sopra e questo è il primo vassoio. Ilaria, sono buonissimi! Anna Maria, una volta tempo fa risultarono duri. Anna Rita, mai fatti? Allora, Ilaria, una sera magari venite a cena tutti insieme, quando sarà possibile, con il cito si fanno insieme, si mangiano più che altro. Poi, per quanto riguarda Anna Rita, ti consiglio di provarli perché sono veramente buoni, facili, veloci e buonissimi, con tutti conditi con qualunque sugo tu voglia. Allora, Anna Maria invece dice che una volta li ha fatti ma erano duri. Dunque, adesso non so che dose tu abbia utilizzato. Con questa dose, ora da qui non si vede molto, però vedi Anna Maria, guarda, sono molto morbidi l'impasto, addirittura se tu continuassi a toccarlo sarebbe un po' appiccicoso. Questa dose è perfetta secondo me, perché ogni volta che l'ho fatto è risultata benissimo. E il trucco in questa volta, perché la prima volta, siccome avevo paura fossero troppo appiccicosi sentendoli, ho aggiunto della farina, però ho sbagliato perché praticamente dopo sono venuti duri, in effetti, una volta cotti. Quindi se vuoi provare a farli, poi tanto metto la ricetta nella pagina, se non ti vuoi riguardare tutto il video, adesso vi dico gli ingredienti, però comunque sì, li metto anche. Una volta che prepariamo l'impasto, non dobbiamo aggiungerne altra farina. Se praticamente ti sembrassero troppo appiccicosi, non ti preoccupare, tu li lavori, infarini leggermente il piano di lavoro e fai la palletta, dentro rimarranno comunque morbidi. Poi una volta che stendi il picio e fai gli gnocchi con la farina sopra il piano di lavoro, non ti si attaccano, neanche mezzi nella teglia, insomma rimangono bellini morbidi. Prova magari, se ti va così. Poi mi fai sapere, insomma, che ne pensi, perché Anna Maria è una delle mie test accanite, nel senso, l'altro giorno ha fatto una focaccia di Nino che era una favola. Ci credo che i suoi figli l'hanno spolverata e non gli è bastata, perché erano veramente belle. Allora, ti ripeto gli ingredienti, li proverò sicuramente. Anna Rita, provali così poi mi fai sapere.
E le puoi condire con qualunque sugo tu voglia, non, stando bene con tutto. Allora, gli ingredienti sono 500 g di ricotta scolata, quindi va messa 500 g, comprata 500 g, va messa a scolare in una cola e logicamente dopo rimarrà un peso leggermente inferiore, però non importa. L'importante è che venga tolta l'acqua della ricotta per non rendere l'impasto troppo bagnato. Quindi 500 g di ricotta ben scolata, qualunque tipo, vaccina, di pecora, mista o di capra, scelta vostra. 300 g di farina, non ne aggiungete altra nell'impasto perché altrimenti vengono duri. Un uovo intero, un pizzico di pepe e 3 cucchiai di parmigiano. L'impasto è velocissimo, prima amalgamate la ricotta con l'uovo, il parmigiano e il pepe e poi piano piano iniziate ad aggiungere la farina fino ad inserirla tutta. Lo lavorate prima in una ciotola e successivamente lo mettete nel piano di lavoro e formate la palletta. Per non farla appiccicare una spolveratina di farina sì sul piano di lavoro, però non da aggiungere all'impasto, altrimenti come diceva Anna Maria verranno duri. Ilaria, appena si potrà. Ecco qua. Vedete che bellini? Con questa dose vengono gnocchi per 4 persone. L'impressione una volta fatti è che siano pochi per 4 persone, ma in realtà sono sufficienti. Ormai vi faccio vedere, mi manca pochini tutti, così vi faccio vedere quanti ne vengono. Per farvi avere un'idea. Come dicevo prima, se non avete voglia di passarli con la forchetta o con i rigagnocchi, voi fate soltanto i gnocchettini e basta. Però per me sono più bellini. Più bellini e tengono più il sugo perché nel buchetto qui entra tutto il sughetto. Loriana, li proverò sicuramente. Provali Loriana, poi così anche te come gli altri mi fate sapere che ne pensate. Veramente questi sono. Di solito gli gnocchi sono lunghi da fare, no? Perché torna tutto il procedimento della patata. Ma in questo caso, e in più, come ho detto prima, ma lo ripeto per chi non c'era prima, se questi vi rimangono un po' nella teglia, fermi nella teglia prima di cuocerli, non succede niente. Quelli di patate invece, se, specialmente nel periodo delle patate in cui cominciano a non essere proprio ottimali per fare gli gnocchi, tendono ad attaccarsi o a praticamente diventare troppo morbidi una volta cotti. Questi invece, potete lasciare lì anche un'oretta abbondante e rimangono sempre bellini. Sì, diventano più umidini, però voi li prendete con una spatolina e li mettete nella pentola e non succede niente. E come quelli classici di patate, come vengono a galla, sono pronti. Se avete qualche idea, insomma, o ricette particolari o non so, magari qualcosa da farmi provare, che magari siete curiosi anche voi, scrivetemi, mandatemi un messaggio, fatemelo sapere, magari lo proviamo insieme. Poi la grandezza dello gnocco, quello dipende come voi vi piace di più. Di solito grandissimi non garbano.
però quello non fa differenza, insomma. Con i due pezzettini. Faccio anche questo e poi dopo li rigo tutti insieme. Provato a fare gli gnocchi con qualcos'altro, oltre che patate e ricotta, non so, ad esempio zucca, barbabietole, spinaci. Quelle io no. Volevo provare a farli con la barbabietola. Adesso poi ci proverò. Se poi vediamo che viene fuori. Faccio vedere per chi è arrivato dopo, chi non l'ha mai fatto, magari come usare la forchetta, no? Io appoggio lo gnocchetto, lo pigio leggermente e lo giro. Ecco qua, vedete, viene il buchetto dalla parte dove è inserito il dito e di qua viene rigato. Ci vuole un attimino di pazienza, però come vengono più buoni. Allora, adesso vi faccio vedere quanti ne viene. Allora, considerate, sono adesso, non ricordo che ho iniziato la diretta, però una mezz'oretta grosso modo e sono pronti. Io, cioè, ho perso un po' tempo perché sono chiacchierato. In mezz'ora li preparate tranquillamente. Questo è, ecco qua, quanti ne vengono con 500 grammi di ricotta. Quindi per 4 persone è una dose più che sufficiente. E io oggi li condisco con un sugo di asparagi e seppie, ma voi potete condirli con qualunque cosa desideriate. Un sugo di carne, un sugo di pesce, un sugo di verdure, del pomodoro classico, quello non importa. Vengono buoni in ogni maniera. Vi ripeto velocemente gli ingredienti. 500 grammi di ricotta mista di pecora, di mucca o di capra, non importa, l'importante è che sia ben scolata. Quindi 500 grammi si riferiscono al peso intero da mettere a scolare. 500 grammi di ricotta, quindi ben scolata, 300 grammi di farina, un uovo, un pizzico di pepe e 3 cucchiai di parmigiano grattugiato. Questa è la dose per gli gnocchi, ve la metto anche in pagina e se vi siete persi qualche passaggio, ma è semplicissimo perché praticamente una volta fatto l'impasto si fa come gli gnocchi di patate tradizionali. Non aggiungete altra farina, mi raccomando, se vi dovessero sembrare umidi, ma mettetene un pochino sul piano di lavoro e fate la pallina dell'impasto, perché altrimenti se ne aggiungete troppa vengono duri. E poi una volta messi a cuocere in acqua bollente salata, come vengono a galla si tolgono come gli gnocchi classici. Quindi niente, come avete visto sono semplicissimi, ma veramente provateli perché sono una cosa spaziale. Io vi ringrazio di avermi seguito e per qualunque cosa scrivetemi, fatemi sapere se li provate, fatemi sapere che ne pensate e fatemi sapere anche come li condite, così magari può essere un'idea in più, insomma, sia per me che per tutti gli altri che seguono la pagina. Vi auguro una buona giornata e un bacione a tutti.